oggi siamo a casa di Silvia e Stefano e siamo venuti a raccontarvi questa ristrutturazione che abbiamo curato interamente. E ci troviamo all'interno della cucina e questo ambiente paradossalmente non doveva neanche esistere, così come lo vedete oggi, perché è stato un divenire all'interno del nostro progetto, però siamo molto contenti di averlo realizzato, adesso che Stefano e Silvia stanno anche pensando di allargare la famiglia. In questo spazio abbiamo cercato di ottimizzare le varie zone di lavoro e nello specifico attrezzando un bancone, quindi una penisola con il nostro piano cottura, nella parte posteriore con delle colonne e questa finestra che funge sempre da supporto, quindi con il lavello e una parte del piano di lavoro, e questa è la zona operativa, e al supporto della nostra cucina per ricavare comunque del contenimento abbiamo attrezzato questa zona riquadrando all'interno di una struttura in cartongesso delle ulteriori colonne, una dispensa e la colonna a frigo. Il pavimento di tutta la zona giorno, cucina, ingresso e zona living è un pavimento in gres porcellanato in grande formato, 60x120 in un effetto resina. È un colore molto chiaro, quindi dovevamo cercare di creare il giusto contrasto per valorizzare gli arredi. Per questo motivo, per la cucina, abbiamo scelto una laccatura leggermente più scura, un colore argilla, che andasse a risaltare e a rendere questo elemento rilevante all'interno della stanza, creando comunque una tridimensionalità. Il terzo elemento a livello materico del nostro progetto è il legno, che troviamo sul piano del tavolo, è un tavolo realizzato su misura, e sul frontale del nostro bancone. Lo stesso legno lo abbiamo utilizzato a pavimento nella zona notte, quindi con tre materiali abbiamo creato una palette colori e una palette materica per fare in modo che tutta la casa avesse un unico linguaggio progettuale. Va in zona giorno. Vi racconto questo ambiente che è stato ricavato rubando un po' di spazio alla zona giorno. È stato creato questo corridoio che doveva per forza avere, per una questione di legge, una suddivisione interna tra la zona dei sanitari e il corridoio. Non poteva essere comunicante, quindi abbiamo inserito una porta vera e propria, che non è altro che una parete divisoria, ma in realtà, come ci piace raccontare, questo tipo di suddivisioni non vanno altro che a connettere gli spazi per cercare di dare un filtro a quella che era la zona del WC, quindi la zona sporca, dalla zona di semplice lavaggio, che è la zona del mobile lavabo, tutta impreziosita da accessori nella finitura laccata nera opaca, quindi dal portasciugamani alla laccatura del mobile, allo specchio, alle luci, alla cornice della nostra porta scorrevole, abbiamo lavorato con una finitura dal sapore industriale. Dal bagno zona giorno ci spostiamo nel living, dove abbiamo lavorato per creare proprio un effetto wow, una carta da parati che andasse a riquadrare la parete di fondo, dando ancora più profondità e personalità all'ambiente. È una carta da parati dai toni neutri, quindi dai toni freddi, ma con un tema vegetale che è sempre un tema estremamente attuale e difficilmente passa di moda. Poi abbiamo attrezzato la zona della TV con un divano molto comodo e ampio e un mobile estremamente minimale, leggero, e dalle dimensioni contenute, perché la parete non era grandissima, cercando di richiamare anche qui quelle che erano le finiture che avevamo già utilizzato, quindi una laccatura opaca che richiamasse la stessa laccatura della cucina. Abbiamo scelto un colore più chiaro, delle finiture molto pulite, quindi una struttura con l'apertura a gola e una lavorazione a 45 gradi che creasse una scocca unica, e un elemento che va a richiamare le finiture che abbiamo utilizzato nel bagno zona giorno, con una struttura in metallo lacata nera opaca. Per il tavolo da pranzo abbiamo scelto il legno lamellare e il legno di rovere,
che ha queste caratteristiche, gambe che vanno ad incastonare il piano e a racchiudere la geometria. La finitura delle gambe è una lamiera verniciata nera abbinata a tutto il resto degli accessori di questa abitazione. Entriamo nella zona notte, dove vi racconterò il pavimento in legno che abbiamo scelto per questi ambienti. È un pavimento prefinito in legno di rovere, è un legno di rovere europeo e nello specifico questo tipo di pavimento ha una caratteristica molto importante, che è la vernice. È una vernice che ha un brevetto particolare che la rende molto più resistente rispetto alle vernici normalmente in commercio, ed è una vernice che viene sostanzialmente cristallizzata per rendere la superficie più resistente e meno attaccabile da graffi e botte. Questo è un legno sbiancato ed è un legno molto rustico, quindi va a dare una sensazione di calore molto avvolgente all'interno degli ambienti in cui viene posato. Il pavimento che abbiamo scelto di posare in tutta la zona notte, come vedete, entra anche all'interno del bagno padronale, quindi c'è una continuità di materiali che va proprio a creare questo effetto di sprofondamento all'interno degli ambienti. Mentre all'interno della doccia, come rivestimento, abbiamo utilizzato delle grandi lastre in gres porcellanato effetto resina nel formato 120x120 e 60x120 in due colori a contrasto, un colore molto chiaro, un colore avorio e un colore mocha, quindi nei toni del marrone, proprio per andare a creare questo effetto tridimensionale e impreziosire e rendere molto più elegante la parete della doccia con la nostra nicchia illuminata. Per quanto riguarda il discorso rubinetteria, abbiamo scelto una rubinetteria in acciaio inox, quindi un prodotto estremamente pulito, minimale ed elegante, e una materia estremamente resistente, quindi un inox spazzolato che ha una durabilità nel tempo pressoché infinita. Mi è piaciuto molto. Ok, qui puoi bloccarlo così faccio una piccola pausa.